Allora, siamo in compagnia di Sergio Parisi, che è una figura di assoluto rilievo. Quando c'è un evento importante in Sicilia, la sua presenza è quasi sempre d'obbligo. Oggi è arrivato anche un premio importante, la Castagna d'Argento, che è un motivo d'orgoglio perché questo è un evento che ormai è radicato anche, un'abitudine quasi per i siciliani. Sì, di solito premio io nel nuoto, nella pallanuoto, eccetera, quindi quando poi ogni tanto ricevo un premio è ovvio che sono contento, sono felice, è anche un riconoscimento dell'attività svolta con una federazione importante che è la Federazione Italiana Nuoto. Se poi questo premio viene deciso anche dall'organizzatore di questa splendida iniziativa che è Pippo Leone, ne sono doppiamente contento e anche ovviamente orgoglioso. Ovviamente immagino che si sia anche valutato un po' tutta l'attività della nostra federazione e anche delle nostre medaglie olimpiche che siamo riuscite a vincere con un forte accento catanese. Ecco, a proposito, no, di nuoto e anche del suo ruolo come vicepresidente regionale del CONI, qual è in questo momento, secondo lei, la situazione dello sport in generale in Sicilia? È comunque una Sicilia che dal punto di vista dell'impegno e anche dei risultati che ottiene dal punto di vista internazionale fa sicuramente bene, però allo stesso tempo è un movimento, quello sportivo, che incontra diversi ostacoli per dispiegarsi nel modo migliore, ad esempio il problema delle infrastrutture, delle strutture sportive. Qual è in questo momento il quadro della situazione? Ma io più che fare il quadro farei dare il mio punto di vista. Per quanto riguarda la federazione che rappresento, beh, vado un po' in controtendenza, nel senso che io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma nel caso specifico della nostra federazione, nonostante le grandi difficoltà legate ovviamente agli impianti, ovviamente agli aspetti economici e anche agli aspetti logistici, perché purtroppo, ahimè, come sappiamo, per disputare i campionati di vertice dobbiamo macinare tanti chilometri. Però nonostante queste grandi difficoltà riusciamo a conseguire grandi risultati. Riusciamo a mantenere nell'ambito della pallanuoto le squadre in Serie A, siamo rappresentate ai massimi vertici sia in campo maschile che in campo femminile. Abbiamo squadre giovanili che vincono scudette e si fanno rispettare sul panorama nazionale e riusciamo anche a conseguire medaglie olimpiche. Quindi penso che il quadro sia assolutamente positivo. È chiaro che si può fare meglio, soprattutto è chiaro. E pensare e immaginare che se avessimo a disposizione impianti di un certo livello, come magari ce l'hanno a nord, chissà quante altre medaglie potremmo conseguire, chissà quanti altri risultati potremmo conseguire. Però, ripeto, ci accontentiamo, noi abbiamo decuplicato il numero dei tesserati negli ultimi anni, soprattutto anche sull'attività di base, quindi penso che godiamo davvero di buona salute. In ambito generale, per quanto riguarda lo sport, anche lì io vedo il bicchiere mezzo pieno, soprattutto lo vedo grazie all'ottimo livello della classe dirigente sportiva che noi abbiamo e che ripeto, riesce a far fronte a queste difficoltà e a portare comunque risultati importanti. Dico per chiudere che sicuramente il modello sportivo nostro, il modello delle nostre dirigenti sportive dovrebbe essere copiato forse dalla classe politica per sicuramente conseguire risultati importanti anche sotto appunto profilo politico sicuramente. Okay, con questa chiosa ringraziamo Sergio Parisi, grazie. Grazie a voi.